Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onoraku, se preferite, benvenuti finalmente alla guida al 50 stamina di Goku Super Saiyan 3. Ieri l'avevo registrata, come ho detto sui social, su Facebook, ma non mi piaceva come era uscita. L'avevo portata con un team Cooler Broly, ho giocato malissimo, è andata, ho vinto comunque senza reset, senza nient'altro, però non mi piaceva, quindi vi ho pubblicato una mini guida. Ora invece andiamo a fare con un bel team doppio Cooler. Quindi un bel team bello incazzato. E la facciamo seriamente, la facciamo bene e con tutte le informazioni del caso. Goku Super Saiyan 3, limitazioni della battaglia, non potete usare Stone per tornare in vita. Ergo, non c'è una limitazione perché le Stone non si usano per tornare in vita. Quindi, easy, easy, easy. Dovremmo riuscire a batterla facilmente. State sintonizzati perché ci saranno dei video speciali presto. Non vi aggiungo altro, ma diciamo che i free to play di Goku e di Bardock saranno unici nel loro genere. Già fatti comunque, entrambi, già completati. Quello di Goku è stato un parto. Allora, fase 1, Goku Angel, 1 milione di HP, 40 per... No, scusate, 20-30% riduzione del danno. Avete comunque tutti i dati qua nelle schede, a memoria, non ricordo ancora. Mettiamoli così. Ho bisogno che vada a trovare il prima possibile il suo fratellino, il mio cooler. Così, così. Non mi interessa lanciare le specie con gli altri, mi interessa solo lanciare la specie con cooler e voglio subire danni. In quanto subendo danni faremo in modo di attivare BBB. Non è troppo pericoloso come nemico, quindi tranquilli proprio. Non dobbiamo avere troppi problemi. Riguardo il team. Non è ancora completo, come vedete purtroppo c'ha dentro additional di Broly, c'ha dentro alcuni PG ancora non maxati, Lisheron SA1 Ability Chart Free, Broly SA10 Ability Chart 1 in basso a destra, Cooler Ability Chart Free, Cooler Amico SA7 mio SA10, Full Power Freezer Ability Chart 3, però non ancora completo in quanto ha solo SA6. Fase 2. Fase 2, abbiamo Goku Super Saiyan Angel Tech, forse la fase più semplice perché non ha nulla di davvero speciale. Comunque non mi piace come cavolo si è messo, potrebbe causare qualche problema, quindi facciamo così. Ha 1,5 milioni di HP e una riduzione leggermente superiore, tipo il 5-10% rispetto alla scorsa fase. Non mi preoccupa, non mi preoccupa assolutamente. Abbiamo anche Pan in turno, attuale buffer del team finché non trovo Super Buu o Kid Buu. Quindi me la devo far andare bene. Andiamo così. E non sprechiamo Ki su Pan, che mi serve unicamente per la passiva. Pan è così, serve solo per la passiva. Ora vedrete Full Power Freezer SA6 cosa è in grado di fare. Con quel bel 1,031 SA6 senza Ability Chart finita di sbloccare. Che mi fa un additional disintegrando Goku. Va bene. Direi che la fase 2 è finita. E questo è il cooler amico. Non è ancora maxato, però almeno c'è. E ok, la fase 2 è finita. Fase 3 è probabilmente tra le fasi più difficili in generale. È Goku Super Saiyan 2 Angel fisico. Riduzione del danno del 40%, 2 milioni di HP. Attacca molto spesso. Attacca molto spesso e può essere un problema. Noi però abbiamo un turno messo abbastanza bene. Abbiamo il nostro caro Ginyu, che finché non si hanno PG migliori è ottimo a tour. Poi inizia a essere obbligatorio LR. Il nostro caro Broly e Lee Sharon, Ginyu SA3, ho oscurato un pochino a aumentargli l'SA tramite i nostri cari Ginyu SR, però non è niente di che. Come vedete i danni purtroppo li subiamo, ma comunque non dovremmo crepare il suo turno. Ho un bel critico. Broly l'ho portato molto su col critico più che con l'additional. Ok, vabbè. Broly funziona, non è più staple, ma Broly funziona. C'è poco da farci. Il suo sporco lavoro lo fa. Direi che la fase la chiudiamo adesso. Sì, la chiudiamo adesso. Senza alcun problema. Allora, penso, una special farà sui 100.000 danni circa, ma non subiremo danni dai pugni. Quindi
Quindi posso andare senza preoccupazione. 2, 3. Non dura più di questa fase. La difesa di cooler è arrivata a un valore tale che non ci può far danno. Non è il massimale danno che può fare il mio cooler, può farne un po' di più, però quello che deve fare lo fa. È partita l'additional col 10% di possibilità e andiamo. Chiusa anche questa fase, molto semplice. Ultima fase, Goku Super Saiyan 3 Angel. Allora, questa fase qua bisogna un attimo lavorarci. Attacca una marea di volte e fa tantissimi danni. Partiamo con questo presupposto. Come funziona? Funziona che 3 attacchi, 2 attacchi, 2 attacchi, 100.000, 200.000 danni circa. Ah, cavolo, non ho tolto Wiz. Penso di aver messo Yanma. Prima di tutto mi curo. Prima di tutto mi curo perché attacca tanto. Allora, fa 2, 4, 7 attacchi. Lui ogni turno farà un countdown. 3, 2, 1. Dopo il countdown vi lancio una special che toglie sui 20-22 milioni di danni circa. Non c'è modo di resistere a questa special se ve la lanciano, salvo che la counterate con un Super Saiyan 4 vi ammazza, ma potete bloccargliela tramite Baba, tramite Sealer, tramite cose. In questo caso noi gliela bloccheremo. Non mi interessa assolutamente bloccargliela, lo ammazziamo prima che lui la lanci. Uso un Ghost Usher, no, non uso un Ghost Usher, uso Wiz. Quanti danni può fare? 30, 60, 120, 220. E no, ci ammazzo. Devo usare Wiz per forza. Peccato, mi sono dimenticato di mettere Yanma, quindi paghiamo un pochino le conseguenze di questo errore. Ginyu non mi interessa, lanci la special. Brody mi interessa, lanci la special. Pan non mi interessa, lanci la special. Avrei potuto, naturalmente, usare il Ghost Usher. Non l'ho fatto perché, dato che mi sono voluto curare, preferisco scendere sotto un tot di HP per attivare BBB. Dato che comunque il 20. Oddio, forse non ce li avrebbe fatti tutti i danni che pensavo. Forse ho sopravvalutato leggermente il potere di sto Goku. Ha 2 milioni e mezzo circa di HP e riduzione del danno 50%. Non è chissà quanto enorme. Countdown. A 3, di solito ci vogliono 3 turni proprio, al quarto turno vi ammazza. Quindi, additional. Non è ancora maxata questa pan, ma avrà BT chart full. Perché ho trovato 4 copie in totale. No, errore mio, avrei potuto benissimo fregarmene. Vediamo un pochino. Perché devo stare attento a non rischiarmela, perché comunque non ho sealer. Qua va a 2. Ancora tanti HP però. Ancora tanti HP. Se uso adesso. Qua va a 2. Se uso adesso Ghost Usher, posso riusarlo quando ne ho uno per non rischiare di crepare, ma non ha senso usarlo adesso. Tanto lo ammazzo nel giro di 2 turni. Non dovrebbe poter reggere. Quindi andiamo così. Non può ucciderci in sto turno. Poi prossimo turno Ghost Usher assolutamente. In modo da impedirgli di andare a 1. Ok. Additional attacco normale. Additional ability chart. Eh sì, Cooler è un bel PG. Cooler è assolutamente un bel PG. Probabilmente basterà solo un Ghost Usher per riuscire a chiudere. Un Power Freezer non ne parliamo. Vai. Ok. E tank anche full Power Freezer. Non la special. Non la special, però. Mazzo. La special l'ha fatto male. La special l'ha fatto abbastanza male, però ci sta. Vabbè. Ok, direi che chiudiamo adesso. Abbastanza possibile. Addirittura mi ha fatto due countdown. Davvero? Mi hai fatto due countdown.
Questo non mi era mai successo che facesse due countdown in un turno, e l'ho fatto tante volte, sto cavolo di stage. E voleva provare a fregarmi. Voleva provare a fregarmi. Vabbè, l'ho fregato io. Solamente fregato io perché non può reggere sto turno. Matematicamente non può reggere una special di Cooler più, una special di più due special di Broly. Quindi non ho problemi. Come vedete, alla fin fine è molto semplice come battaglia, se avete il team buono. Ecco fatto, battaglia finita, prendiamoci le nostre 7 medaglie ed ecco qua. Vi chiedo scusa se ve l'ho portata con un giorno di ritardo, ma abbastanza easy come vedete, niente di eccezionale. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona giornata, vi ricordo il link in descrizione per Instagram dove sto per pubblicare il risultato della free to play di Bardock, no, di Goku, che è quella di Bardock che mi sono dimenticato di fare la foto. Mi auguro anche una buona serata, vi ricordo i link in descrizione oltre di Instagram, di Facebook per il gruppo Global e Giappo per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e il link per le donazioni se volete supportare il canale, solo maggiorenni, vi prego. Cioè se siete minorenni dovete avere per forza il permesso ai genitori, ma dato che non posso sapere se davvero lo avete, commentate piuttosto, mettete un like piuttosto che fare una donazione. Vi ripeto di nuovo che ci saranno dei video interessanti per i free to play. E forse domani, invece di far uscire l'analisi di Black, faccio uscire un video abbastanza particolare su una teoria che ho riguardo aprile. Detto questo, noi ci vediamo e al prossimo video.